attenzione a Neri, la Roma è passata in vantaggio. La Roma è in vantaggio la Roma dopo 22 minuti. Il vantaggio della Roma al 13° del primo tempo. La Roma, solo 2 minuti. Al 22° Roma in vantaggio. La frase più bella del mondo, non è ti amo, la Roma in vantaggio. Mamma è la mia squadra, sono nato così, nato romanista, la prima cosa bella che ho mai vista era una maglietta con cui andavo a scuola, giallo rossa come la Roma, è la Roma che sta sulla mia pelle. Quando il primo anno eravamo al 7° posto, erano tutti nostri amici. Il secondo anno, che abbiamo messo paura a Torino col gol annullato di Turone, hanno cominciato a guardarci storto. Noi possiamo avere tutti amici a una condizione, di ritornare al 7° o 8° posto. Questa legge dell'antipatia e delle ostilità è una legge che si usa contro quello che dà noia. Or cuore acceso da una passione, 11 atleti Roma chiamò, e sotto al sole del cupolone una bella maglia a 2 colori e trovò lì 2 colori di Roma nostra, oggi signora del football. Non più maestri né professori, ma so dolori perché Roma ce sa fa. Con Masetti che è il primo portiere, e Micheli Stucchia che è il piacere. Poi c'è quel Tornello De Podini, col Gran Furbio Bernardini che da scuola all'Argentini. Poi c'è Staffelaris, gran mediano, bravo nazionale e capitano. Pasanelli e Costantino con Lombardi e Lodatino, Orca e Mago per segnare. Campo Testaccio, c'hai tanta gloria, nessuna squadra ci passerà. Buongiorno a tutti amici di Roma Giallorossa.it, come va? Spero bene. 10 aprile 2024, ore 10:11 minuti primi in questo istante. Mercoledì, ma che belle partite ieri. Scusate che metto un po' meglio la camera. Ma che belle partite ieri in Champions, che belle partite. Real Madrid, Manchester City 3-3. Arsenal, Bayern Monaco 2-2. È spettacolare la Champions, è sempre bella. Poi credo che ieri si siano disputate le partite più belle in assoluto di questi quarti di finale. Martedì da Leoni si diceva, no? Prima si diceva il mercoledì da Leoni. Questa volta un martedì da Leoni, perché veramente hanno dato spettacolo queste due squadre, queste quattro squadre. Ho fatto ho fatto zapping tra appunto Real Madrid e Manchester City, e mi sono visto, cioè l'inizio è stato proprio boom col botto, no? Cioè subito gol 2-1, 1-1, 0-1, 1-1, 2-1, cioè proprio una cosa incredibile. 3-3, una cosa spettacolare fino all'ultimo incollato proprio al televisore, è una cosa spettacolare. Poi anche l'Arsenal che stava perdendo 2-1, poi rimonta, stava vincendo, poi
pareggio del il Bayern, poi a segnare il Bayern il 2-1, poi la rimontata il come si chiama l'Arsenal, ragazzi, delle partite straordinarie. E poi la cosa che vi volevo dire, i pronostici di RomaGiallorossa.it sono sempre vincenti, no, sempre vincenti no, questo non diciamo, però ci avviciniamo molto, come dire, alle vittorie, perché mi stanno dire sempre a quest'ora, tra l'altro sempre quando sono in diretta, perché quando praticamente io leggo le partite, leggiamo le partite, anche la Lupa si mette, anche Maria Paola si mette a leggere le partite, le leggiamo bene perché mastichiamo calcio tutto il giorno, guardiamo calcio tutto il weekend, è bello così, ma perché uno si deve pure aggiornare. Quando io dico che gli altri giornalisti o comunque comunicatori non si guardano nemmeno le altre partite europee, noi le conosciamo già le partite, possiamo prevedere come possono andare le partite. Ieri abbiamo detto Real Madrid Manchester City, gol over, è uscito tutti e due i segni, è difficile pronosticare, abbiamo detto, tra la vittoria del Real Madrid e del Manchester City, infatti è finita in parità, e abbiamo preso pure abbiamo messo gol oppure over, scegliete voi, è uscito gol e over alla fine. E poi abbiamo detto pure, guardate che Arsenal Bayern Monaco è più tendente verso l'Arsenal, quindi mettete 1x più over 1,5, dice può finire 2-1, 1-1, abbiamo detto, no, è finita 2-2, ho detto proprio se è spettacolare, mi ricordo, ho detto proprio questo, proprio se è spettacolare finisce 2-2, quindi pure il risultato esatto bisogna andare a prendere. Cioè, ragazzi, cosa volete di più? Oggi, ieri vi abbiamo dato gli altri risultati, vi diciamo che un piccolo riassunto, no? Cos'era? Atletico Madrid, Borussia Dortmund, 1x più under 3,5 oppure 1x più multigol 1,4, e Paris Saint Germain Barcellona multigol 2,4. Così, se volete giocare, giocate. Poi, non c'è la colpa a noi, io do un mio giudizio, io do una mia lettura. Ieri all'impronta, proprio imprinting. Quindi, cioè, non è che siamo qui a giocare, a giocare. Quindi, insomma, noi siamo gli unici che non ci guadagniamo una lira da questa cosetta, ma facciamo guadagnare voi se seguite i nostri consigli. Quindi, alla fine, no? Come dire, sono un piccolo Robin Hood, che, com'era Robin Hood che scoccava la freccia? Non mi ricordo, va bene, però io sono un piccolo Robin Hood per voi, no? Un piccolo Robin Hood per voi, ecco, dai. Va bene. Milan-Roma, ragazzi, si sente quel friccicolio europeo, si sente proprio quella bella adrenalina, quella sana adrenalina, che non è paragonabile a quella del derby, però delle grandi notti europee, sì. Sì. Leao contro Celik o Kasdorp. Daniele, scegli bene perché da quella parte c'è Leao. Io mi fido di te, Celik. Dai retta a sto coglioncello qua. Metti Celik. Zitto, boh, non ti ho detto niente. Metti Celik punto e come diceva quello, punto e basta, punto e virgola, punto a capo, metti Celik. Poi Giroud si sta preparando una gabbia Giroud, potrebbe giocare Smalling in franco bollato a Giroud, insomma, ragazzi, le tattiche la deve preparare Daniele De Rossi, che oggi parlerà alle 19.15 a San Siro. La squadra poi rimarrà dalle parti a Milano e si allenerà a Monzello, che non è Milanello ma è Monzello,
sederà a Monzello per preparare poi la trasferta di Udine, proprio per ridurre gli spostamenti, perché va avanti e indietro, avanti e indietro, avanti e indietro, e poi diventa una un casino, no? Diventa un casino. Quindi a Monzello segna il gol Borriello, non c'è tanto Borriello, non gioca più, segna il gol, non c'è nessuno che fa rima con Monzello, c'è cioè a Borriello prima, ma mo non gioca più a calcio, vabbè. Grande Marcone Borriello, grande Marcone Borriello, quanti gol, quanti gol, mi ricordo dalla Radio Cronaca che era un Roma, non mi ricordo se un Roma Torino, un Roma Chievo, mi ricordo, vabbè, non mi ricordo. Ho detto Borriello alla Pruzzo, ha fatto uno stacco alla Bomber Pruzzo e ci ha dato la decima vittoria consecutiva, una roba spettacolare, ragazzi, roba d'altri tempi con Rudy Garcia, ma dai, su, vabbè, guardate le poche volte che abbiamo esultato con la Roma pallottiana, vabbè, meritavamo quello scudetto, quanti scudetti meritavamo, ma quanti scudetti meritavamo, pure col sorpallotta meritavamo gli scudetti, poi si rivendeva tutti l'anno dopo, però meritavamo gli scudetti, con Garcia, poi con Spalletti, ne meritavamo gli scudetti, con Garcia e con Spalletti meritavamo gli scudetti, e vabbè, però, pallotta, vabbè. Allora, si respira quell'aria friccicarella, vedete oggi, anche oggi, visto che dicono si vedono di Mourinho, anche oggi non sono vestito di nero oggi, perché adesso è primavera, prima d'inverno uno si veste di scuro, perché ci si mette i maglioni, le felpe, ma adesso questa camicia, come dire, grigiolina, tendente allo sbiadito laziale, in onore di questa canzone che sentiamo in sottofondo, no? E quindi, insomma, messaggiare adesso, messaggiare la capoccia, io guardo sempre tutto ok, tutto a posto, perché mi gira la capoccia. Sulle 10:20 e già sono in piena adrenalina, proprio adrenalinico per Milan-Roma, Allora, diamo un po' di indicazioni. Allora, Cedico Karsdorp, io dico Cedico, Daniele, Cedico, o Cardo, Mancini, Smalling o Llorente, metti Smalling, Daniele, a parte gli scherzi, è un rischio mettere Smalling adesso, però secondo me adesso Smalling è l'unico che ti può franco bollare Giroud e non lo far girare, poi c'è pure Pulisic e tutti gli altri, però pensiamo a fermare Leao e Giroud, perché da quella parte Leao crea e Giroud pa, capito? Pa, Leao crea e Giroud pa, oppure pa, di piede, quindi insomma dobbiamo stare attenti. Mancini non si è allenato ieri, ma insomma presumo che oggi la rifinitura la faccia, e quindi adesso vediamo le ultime notizie da Traigori, ancora è presto, appena 10:20, Mancini si dovrebbe allenare oggi, perché vabbè, insomma, anche ieri ha fatto di differenziato, insomma, personalizzato, quindi insomma non è questo un problema grosso. Però oggi ci sarà sicuramente allenarsi e partirà con la squadra, dai. Dicono Mancini in dubbio, ma come dice Mancini, solo se mi rompo una gamba non gioco. Ecco, Mancini giocherà secondo me, non voglio manco pensare che Mancini non gioca. Ecco, io già lo dico, io sto aspettando che rimettano le nuove maglie negli store, sia fisici che online, per comprare la maglietta, quella del derby, perché non ho fatto in tempo a comprare, perché è stato tutto veloce, non ho fatto in tempo a comprare la maglietta del derby, e voglio mettere appunto Roma, la maglietta del derby, quella con la lupa bella, quella antica,
celebrativa del derby e voglio prendere quella con la numero 23 Mancini, con la numero 23, o cioè la numero 21 Dybala, e prenderò la numero 23 Mancini, per ricordo del derby vinto, va bene, perché mancio, ma hanno copiato pure quella, io ho scritto DDR come giochi bene, invece l'hanno fatto mancio, e vabbè, oh. E io creo e gli altri si appropriano, credi, ma sono canzoni, gli facciamo divertire questi chansonnier, li facciamo divertire, va bene. Detto questo, la squadra è fatta, poi Paredes, Spinazzola, credo, no, presumo, a sinistra, Paredes, Pellegrini e Cristante, i soliti tre, Dybala, Lukaku e Shaarawy, e questa credo, non credo che vada a mettere Zaleski, partita troppo importante per fare esperimenti, quindi non credo che DDR vada a fare esperimenti proprio in questa partita, ci sono tante partite per fare esperimenti, li farà quando con l'Udinese, con le altre squadre, insomma un po', ecco, con l'Udinese già si può fare un minimo di turnover, non troppo, ma un minimo, perché pure con l'Udinese è a Udine, ragazzi attenzione, perché poi ci scappano via Bologna, Atalanta, Juve, cioè, quindi bisogna stare attenti. Discorso ieri, partita dopo partita, step by step, no, ragionare di partita in partita. Quindi vediamo quello che succede. E poi chiaramente è una partita tosta, quella col Milan. Ma guardate, io sono fiducioso. È la prima volta che me lo sentite dire, perché io dico, però sai che c'è. Allora, come ho detto ieri, rispetto per il Milan, nessun timore reverenziale per il Milan, nessuna paura, cioè rispetto ma nessuna paura, ci andiamo a giocare, poi come va, io Marco Bioli mi prendo anche un pareggio a San Siro, me lo prendo, me lo porto a casa e poi vado a giocarmi le mie fish, le mie carte, le mie possibilità all'Olimpico davanti a 70.000 spettatori, come minimo ci saranno 65.000 spettatori, e me ne vado a giocare lì, qui a Roma, lì 2-2, 1-1, 0-0, non so, pareggiotto, e poi me ne vado a giocare allo Stadio Olimpico. Questo è il mio pensiero. Poi chiaramente può succedere l'imponderabile, che vinca anche la Roma, e tra l'imponderabile c'è anche quello, che vinca anche la Roma, io me lo auguro, perché sarebbe l'ennesimo capolavoro di Daniele De Rossi. È una squadra sempre più a immagine e somiglianza di Daniele De Rossi, con delle piccole perturbazioni murignane, mi verrebbe da dire, no? Perché visto il meteorologo ha detto il clima potrebbe sferrare tiri mancini, io non lo so, io qui vedo come si dice, qui dice 17 gradi, guardate, 17 gradi, 17 gradi, quindi insomma, altro che tiri mancini, qui mi sembra che il caldo aumenta sempre di più, tanto è vero che tra poco vengo a petto, ecco, vengo a petto nudo praticamente, no, a fare la trasmissione se continua così. Ad agosto verrò a petto nudo, no, praticamente verrò in canotta e non se ne parla più, no, vabbè, al di là di questo, anche la Roma può sferrare i tiri mancini a Milano, e perché solo il Milan? Solo il Milan può sferrare i tiri mancini a Milano? No, pure la Roma. Capito il discorso? Guarda, quindi insomma, possiamo giocarci le nostre possibilità. Poi vediamo come va, nel senso, un ragionamento come va. Se poi il Milan sarà più bravo, applausi al Milan e gli faremo i complimenti al Milan. Però credo
che De Rossi, con perturbazioni murignane, sta mettendo una Roma a metà e metà. Non sei d'accordo con perturbazioni murignane? Guarda. Non si vede bene, però. Non si vede bene. Violazione riscontrata. Violazione riscontrata. E 9 aprile. Ormai manca poco. Basta. Grazie. Che poi ce lo prendono questo sicuramente ce lo prendono. Poi bisogna rifare la segnalazione. Ma questo glielo se lo prende glielo lascio questo. No. Violazione riscontrata. Tiè. Ciao. Tiè. Pa. Violazione riscontrata. Tiè. Beh, basta fino a qua. Ho bisogno quando festeggiamo con la sigarettina elettronica, no? Sta pure a scaricare, aspettate che la metto in carica. Ecco, vedete come qui è tutto a portata di mano, credimi, nello studio centrale di Roma Giallorossa. È tutto a portata di mano. Bene, grazie. Allora prendo la linea dallo studio centrale, dove diamo la linea a Riccardo Cocchi per Roma Parma, Riccardo Cocchi. Come sta andando Roma Parma del 2001, del 17 giugno 2001? Vi ricordate il 90° minuto? Ma ce l'abbiamo quella bella. No, non si può mettere. Ma i gol. Ma noi gol. C'è il gol di Bruzzo a Genova. Il gol di Bruzzo a Genova si può mettere? No. Non si può fare niente in questa casa. Mi tarpate le ali. Il gol di Bruzzo a Genova e poi il gol di Roma Parma. Ma allora mettiamo i gol del derby. Allora faccio bene a fare romano. A Roma faccio il romano e metto il gol del derby. E mette il gol del derby, eh. Io metto il gol del derby. Guardate che mette il gol del derby, eh. Mette il gol del derby, eh. Mette il gol del derby, eh. Siamo fricci che non ci riprendiamo più dal derby. Però noi non ci riprendiamo più dal derby. Ed è anche giusto. Erano passati già 2 anni. Non vincevo il derby da 2 anni. Ci ha pensato Gianluca Mancini con una capocciata di testa. E i romanisti fanno festa. E i laziali sapiano il saccoccia. Oh, questo ratto, più me lo mostri, più diventi matto. Oh, questo ratto. Questa è da intenditori. Questa è la vecchia. Questa è del 95-94. Vabbè, non mi ricordo, ma era di Ron. Ma è morto Ron? No, è vivo. Non so se è vivo. Ron, vabbè. Era di Ron. La canzone è di Ron.
con un'altra cantante che non mi ricordo qua, come si chiama, però è di Ron, la canzone la cantava Ron. Va bene, va bene. Ron, no, non Red Ronnie, Ron. Red Ronnie è un'altra cosa. Ron. Allora, in questi ultimi 5 minuti per noi. Oggi è canterina la canzone, la puntata è canterina. Chi è? No, non è il mio. 5 minuti per noi. In questi 5 minuti prima della pausa. Allora, la farsa Mancini è finita finalmente. Avevo previsto, come da precedenti, anche se qualcuno voleva Mancini all'ergastolo, Mancini, come si chiama, no, proprio dentro una cella di sicurezza, di massima sicurezza, come i banditi, i malandrini, in Calabria si chiamano i malandrini, in Calabria si chiamano malandrini, i calabresi, che sono tanti a Roma, lo sapete che schi sono i malandrini, no? Sono quelli che un po', i malandrini, quindi capito? Mancini è stato un po'... Vi ricordate quando le vostre mamme vi diceva sei stato malandrino, sei stato... Mancini è stato un po' malandrino, però non gli puoi dare il carcere di massima sicurezza, gli fai una multa, 5.000 euro, la paga la Curva Sud, la paghiamo noi, ti do 20 euro, mettiamo 50 euro per uno, 30 euro per uno, 20 euro per uno, quanto volete al miglior offerente, credimi, donazione a gogo, e la paghiamo noi la multa a Mancini, capito? Capito, la paghiamo noi la multa a Mancini, quindi insomma, dai, va bene, comunque, si è ristabilita la verità delle cose, perché se poi ad Acerbi per questo non lo, cioè lo sanzioni dandogli una multa, non vedo perché poi a Mancini devi dare le giornate di squalifica, 1, 2, 3, quante sono le giornate di squalifica, non vedo proprio il motivo, e che cavolo, non vedo il motivo. Mamma mia, quanti siete che ci seguite, grazie. Allora, 10.35, tu vuoi dire qualcosa? Come finisce Milan-Roma? Dai, Milan-Roma, come finisce? X? 1, 2? A 1 per chi? Per la Roma? Attenzione! Qui cambia tutto, 2-1 per la Roma, dice la Lupa. La Lupa dice, quindi 1-2, perché la Roma gioca fuori casa. 1-2, quindi 2-1 per la Roma, dice la Lupa. E su questo, ragazzi, che devo dirvi? A Roma faccia il romano, e che devo dirvi? Basta, no? Possiamo pure chiudere baracche e burattini, se becchiamo pure questo problema. Io ho detto... X, o comunque ho detto X primo tempo, X o X finale, no, X primo tempo, però la Lupa dice magari finisce veramente X primo tempo e poi la Roma ne fa due nel secondo tempo, oppure fanno 1-1 e poi fa 2-1 la Roma. Comunque, pausa e poi torniamo, 10:36 minuti primi, non andatevi via da romagiallorossa.it. Cor acceso da una passione, 11 atleti Roma chiamò, e sotto al sole del cupolone una bella maglia a due colori e trovò lì due colori di Roma nostra. Oggi signora del football, non più maestri né professori, ma so dolori perché Roma ce sa fa. C'è Masetti che è il primo portiere, De Michele scoppia che è il piacere, poi c'è quel torello che è Bolini, poi il Franco e Bernardini che da scuola all'Argentini, poi c'è Sapperari ser mediano, bravo nazionale capitano, Fini
Di Pazzanelli e Costantino, con Lombardi e con Danilo, Morca e Mago per segnare. Campo d'estaggio, c'hai tanta gloria, nessuna squadra ci passerà. Ogni partita è una vittoria, ogni romano è un buon tifoso e sa strilla. Petti d'acciaio, astuzia e cori, colpi da testa da fa incantare. Passaggio al volo con precisione, vola il pallone che la rete va a trovare. Quando che comincia la partita, ogni tifoso si fa la segreta. Colpo di testa! Strilla Forza Roma, tutto spiano, Mancini, la pandetta a mano, perché certo è romano. Paccata di Daniele De Rossi, ma la Roma è passata con un altro gol di testa, con quello di Gianluca Mancini. Cari professori, padre e padre, sono belli e libertari, perché a Roma c'è Sabò. Corcore è sceso da una passione, 11 atleti. Torniamo, flash, ragazzi. Veramente, l'avvocato Lorenzo Contucci ci è riuscito. Grande Lorenzo Contucci, avvocato, mi faccio... No, yeah. Avvocato, se ho bisogno ti contatto. Avvocato, se ho bisogno di contatto. Non si sa mai nella vita, c'è una lite condominiale, non si sa mai. Oppure qualche controversia, non lo so. Allora, cari romanisti in ascolto, ci siete? Guardate, la multa a Mancini la paghiamo noi. Raccolti 5.014 euro, 5.014, a fronte di un obiettivo di 5.000, questo in poche ore. La multa a Mancini la paghiamo noi, 5.000 euro raccolti nel giro di poche ore, guardate se non ci credete. Basta fare donazioni, perché poi comunque se Mancini non la dovesse accettare, ha detto l'avvocato Contucci, tutto verrà devoluto in beneficenza, quindi insomma è anche una cosa lodevole. Paghiamo noi la multa Mancini, se la Roma l'accetta, io adesso darò 10 euro, 15, 20, non so, perché è una cosa benefica, no? Perché comunque è beneficenza, quindi se beneficenza, dove c'è beneficenza, Roma giallorossa, posso dire che c'è. E poi per i bambini Gesù, mi pare di aver capito, se ho letto bene il post dell'avvocato Contucci, quindi a maggior ragione no. Scusate per il caffè. A maggior ragione è una cosa buona. Non accetterà mai la Roma, non accetterà mai, vabbè, né Mancini né la Roma. Però abbiamo raccolto questi 5, cioè hanno raccolto, adesso mi metterò pure io perché non sapevo il link. Ora vado a spulciare. Guarda, lo faccio in diretta. Vediamo. Doniamo per una giusta causa. Doniamo per una giusta causa. Allora, Contucci, vediamo Contucci. Lorenzo Contucci. Dov'è? Eccolo qua. Allora, la multa a Mancini la... ragazzi, accetta tutti. 6.325, guardate, 6.325 euro. Ora clicco,
fai una donazione, sto cliccando, guardate, c'è anche l'importo, c'è anche l'importo. Quanto diamo? 15 o 25? Diamo 15, va. Non sa mai che poi devo pagare l'avvocato mio. Importo contributo volontario, ok. PayPal. C'era PayPal. Allora, sì, io voglio mostrare pubblicamente il mio nome, perché deve mostrare il mio nome. Si scrive di essere aggiornato su PayPal, 16,50 16,50, perché c'è 1,50 euro di commissione. Guardate, è tutto vero. Clicco su PayPal, non lo faccio vedere in diretta, sennò attenzione. Aspettate. Ecco qua. Aspettate. Mi sta indirizzando. Ah, qui mi dice. Va bene. Aspettate, datemi tempo, datemi tempo. Eccolo qua. Aspettate, un attimo di tempo, un attimo. Stiamo donando per pagare la multa a Mancini. Stiamo pagando per dare la multa, per pagare la multa a Mancini. È un po' laborioso, perché lo sto facendo col cellulare, eh. Oh! Abbiamo donato, guardate, Marco, tu e altri 672 donatori state facendo qualcosa di importante. Hai donato 15 euro. Abbiamo pagato la multa a Mancini, raccolti 6.340 euro. Va, in diretta abbiamo fatto, in diretta. Mancio, è 15 euro per il gol. Ma se fai uno ogni partita a Milano, poi in semifinale, e poi in finale, Mancio, dai, su, questo me lo stampo, me lo salvo. Abbiamo raccolto, dona la multa Mancina, paghiamo noi, ecco, basta, finito. Oh, perfetto, mi è arrivata pure l'email di conferma. Guardate. Beh, la faccio vedere proprio in diretta, Mi arriva proprio l'email. Grazie per la tua donazione di 15 euro. La multa Mancina paghiamo noi. Ecco la ricevuta della donazione. Ah, guardate che bello, eh. Questa non la faccio vedere, che sono cose private. Questa nemmeno. Non la faccio vedere, che sono cose private. Bene. Abbiamo pagato, abbiamo 16,50 euro, vabbè, da commissione 15 euro più 1,50 di commissione. 1,50 di commissione, vabbè. Oh, a beneficenza, basta, pagata la multa a Mancini. E andate, se volete pagare, però poi questa è veramente beneficenza, si fa, credo, se ho letto bene dall'avvocato Contucci. Dall'avvocato Contucci, che allora tre ore fa, Contucci: buongiorno romanisti, in meno di 12 ore l'importo è stato raggiunto e superato, proseguiamo la raccolta per aumentare l'eventuale parte di beneficenza o anche per pagare la prossima multa a Mancio.
o riteniamo già soddisfacente la nostra risposta al loro calcio? La raccolta fondi continuerà fino a stasera alle 22, poi penseremo al Milan, ma praticamente la beneficenza, allora l'intero ricavato verrà, se non dovesse Mancini accettare, cosa molto probabile, o la Roma, l'intero ricavato verrà devoluto al Bambin Gesù e ad un'altra associazione di volontariato sociale. Naturalmente vi terrò aggiornati, dice Contucci, personalmente sull'andamento e sull'esito della raccolta. Quindi il romanismo trionferà sul moralismo, il romanismo trionferà sul romanismo. Questo è quanto dice Contucci, e noi la nostra parte l'abbiamo fatta. Roma giallorossa c'è, Roma giallorossa c'è, come diceva quello Rossi c'è, Roma giallorossa c'è. E allora dai, per smorzare un po' i toni, vai. Corrado Guzzanti, un mito, Corrado Guzzanti, l'ottavo nano, mamma mia, quanti ricordi scudettiani con l'ottavo nano, la porta, ma che bello, vabbè, quello, tanti personaggi, vabbè. Allora, torniamo a Milan-Roma, che c'è da parlare di Milan-Roma? C'è un'attesa che adesso mi sta venendo l'ansia. Abbiamo pagato pure la multa a Mancini in neanche 12 ore. Ma quanti siamo? Quanto è bello! Quanto è bello essere giallorossi! Me voglio umbriacà! Ta 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 ta, tutta giallorossa questa città! È tutta giallorossa! Siamo di più! In 12 ore nemmeno abbiamo raccolto più di 6.000 euro! Io ho messo il minimo perché sono povero, sono senza tetto, no vabbè, sono povero, quindi cioè, ho messo 15 euro giusto per contribuiamo, Mancini, ci sono pure i miei 15 euro nella multa pagata, vai. Orcore è sceso da una passione, 11 atleti Roma chiamò e sotto al sole. Allora. Che pazienza, quanta pazienza che ci vuole.
quanta pazienza che ci vuole, quanta pazienza. Adesso mi dicono, per esempio, mi dicono che allora mi dicono che non si può più pronunciare una parola. Vediamo se è vero. Ratto. Ratto non si può più pronunciare. Topo. Ratto laziale. Niente. Come? Gne? Mi? Che vuol dire? Ra, topo, topo? Gnemi? Vuol dire gnemir o gnemi? Gnemi, ma che è topo? Non so se lo conosce l'albanese. Gnemi, gnemi. Lo conosce? Lo conosce? Gnemi, gnemi, gnemi. Pantegana laziale. Conosce tutto. La FIGC conosce tutto, non si può più dire niente. Parte d'allarme. Vabbè. È così. Da una passione. 11 atleti, Roma chiamò. E sotto al sole nel cupolone, una bella maglia a due colori e trovò. Lì due colori de Roma nostra. Oggi signora del football. Non più maestri né professori, ma so dolori perché Roma ce sa fa. C'è Masetti che è il primo portiere, e Michele Scruppia che è il piacere. Poi c'è quel torello che è Bolini, poi entrante Bernardini che da scuola all'Argentini. Poi c'è Zafferari, Sermediano, bravo nazionale capitano. Allora torniamo per questi ultimi quarto d'ora, 10 minuti più o meno. Mi date le probabili formazioni del Milan, soprattutto il Milan, probabili formazioni Milan Roma Europa League, grazie. Allora, vediamo. Dunque, quale prendiamo? Quale ci fidiamo di un sito milanista, no? Maignan, Calabria, Kier, Gabbia, Teo Hernandez, Bennacer, Reinders, Pulisic, Loftus-Cheek, Leao. È la formazione tipo. La Roma dice Svilar, Celic, Mancini, Llorente. Ma qui c'è il dubbio con Mancini, con Smalling. Spinazzola, Cristante, Paredes, Pellegrini, Dybala, Lukaku e Shaarawy. Un attimo che mi sono arrivate delle tutte in diretta delle email importanti. Ok, questo lo cancelliamo. Ok, va bene. Allora, queste sono le probabili formazioni di Milan-Roma. Vediamo un po' quello che accadrà. Certo che, comunque, no? Calabria, Kier, Gabbia, beh, non, sì, buona difesa dei centrali.
ma Mancini e Llorente mi danno più sicurezza. Se poi dovesse giocare anche Smalling, se ce la fa, mi darebbe molta più sicurezza. Certo, bel duello anche Theo Hernandez, Leao contro Celik, quindi insomma sarebbe un bel duello. Anche a centrocampo, Cristante, Paredes, Pellegrini con Bennacer, Reinders, bel duello, bei duelli. Poi Pulisic, Loftus-Cheek, Leao, Giroud contro Mancini o Llorente o Smalling, sono veramente bei duelli. Vedremo quello che accadrà. Sono bei duelli, è una partita molto equilibrata, vedremo quello che accadrà in queste due partite, che poi si decideranno un po' il futuro della stagione della Roma, perché la Roma non può permettersi di fare passi falsi. Il Milan, Pioli si gioca la conferma, De Rossi si gioca la conferma, la Roma si gioca l'ennesima semifinale in Europa League, puntando a Dublino. Io mi auguro che, come ho scritto già in un post al mitico Mourinho, per me è mitico, poi ho detto, ho chiesto scusa a De Rossi, ma come ho detto, José, in fondi tu hai infuso ai giocatori lo spirito vincente battagliero. Ecco, continua a mandare gli influssi tuoi per portarci fino a Dublino, caro Giuseppe, e poi ci pensa De Rossi. Ecco, metti una mano in testa a De Rossi e fallo ragionare, no? Fallo ragionare per bene. Poi Cardinale, Friedkin e Derby. Anima Made in USA, affari italiani, dito da oggi la Gazzetta dello Sport. Insomma, Gianluca Mancini, mania, la maglia Barruba, me la comprerò presto appena la metto negli store, questo è promesso. Che dire, abbiamo detto tutto, la partita col Milan già ieri l'abbiamo analizzata nei dettagli, ora c'è solo da aspettare domani, non so se andremo in onda, perché poi c'è la partita, poi magari andremo in onda nel post partita venerdì, però domani insomma magari vi faremo compagnia caricando un po' l'ambiente, come abbiamo fatto anche nel derby. È una partita fondamentale, importante, di fondamentale importanza. Proprio sento il friccicorio, la voglia di continuare questa cavalcata tanto desiderata a inizio stagione, che un arbitro, purtroppo, che devo fare, è pelato l'arbitro, sei pelati tutti infami, che ci posso fare? Non tutti, però alcuni, o io quelli che conosco tutti infami, i pelati, che vi devo dire, più sono pelati più sono infami. Vabbè, detto questo, con tutto il rispetto per i pelati, però Taylor ci ha tolto un sogno, adesso noi vogliamo riconquistarcelo questo sogno. È dura, perché anche se dovessi passare allo scoglio Milan, incontresti o Leverkusen o West Ham, che è tosta, e probabilmente l'eventuale finale la giocheresti con il Liverpool, se tutto va come da pronostico. Quindi è veramente un pronostico, come dire, cioè un pronostico, sono delle partite tese, difficili. Poi la Roma gioca tutti gli scontri decisivi, diretti, proprio, vabbè che avrebbe poi tempo per pensare all'eventuale finale, però insomma, non corriamo troppo, siamo appena ai quarti. Di questi tempi battevamo
come si chiama, il Feyenoord l'anno scorso. Vediamo come ci presentiamo a Milano. Io confido molto sulle doti di lettura delle partite di De Rossi, che mi sta sorprendendo dal punto di vista della lettura delle partite. Lui dà una sua lettura, poi modifica, insomma fa bene, certo lo devono seguire e credo che lo stanno seguendo pure bene e si sono dimostrati all'altezza fino a questo momento. Poi se non giocavano prima, quello è un altro discorso, un'altra faccenda, però stanno dimostrando di essere sul pezzo. Poi vedremo quello che accadrà nel corso della partita di domani. Bene, io credo che sono le 11.03, quindi possiamo pure chiudere qui. Abbiamo fatto la donazione a Mancini per il pagamento della multa e abbiamo contribuito, Roma Giallorossa ha contribuito in diretta, eccola qua, ve la faccio vedere di nuovo l'email, eccola qua, grazie per la tua donazione, la multa Mancini la paghiamo noi, 15 euro l'abbiamo pagata, 15 euro Roma Giallorossa ha donato 15 euro dai Mancio, forza Mancio, mi comprerò pure la maglietta, quindi altri soldi che parto, la maglietta numero 23 Gianluca Mancini. Mi fate uno sconticino a Roma, fammi uno sconticino, ti ho comprato 1000 magliette quest'anno, dai, questa è già la seconda che ti eventualmente ti comprerò, quindi fammi uno sconticino. Roma fortissimamente Roma, tu non sarai mai sola, sei unica per noi, dai, su, anche in onore del grande De Bartolo. Quindi poi metteremo allora c'è un Roma-Milan, un Roma-Milan, sì, dove Cerbone parò un rigore a Papen. Lo vogliamo trovare quel Roma-Milan, così mettiamo la radiocronaca di quel Roma-Milan. Adesso mi ricordo quanto è finito perché ero veramente piccolo. Roma-Milan, rigore parato Papin si chiamava. Buona. Subito si inferma. Buona. Ah, il racconto di Alberto Mandolesi. Lo mettiamo. Dai, siamo pronti? Vai, sentiamolo. A Milano. Con il Milan che sta per battere il rigore. Crediamo ci sia Papen. Un rigore che porterebbe le squadre ai supplementari, con la Roma costretta a giocare in 10 contro 11. Ecco Papen dal dischetto. La rincorsa, il tiro. L'arbitro guarda, è finita, la Roma è passata in finale, la Roma ha eliminato il Milan, giustizia è fatta, scusate l'emozione, una grandissima serata quella, impazzisce il pubblico giallorosso. Or cuore acceso da una passione, 11 atleti Roma chiamò, e sotto al sole del cupolone una bella maglia a due colori e trovò. I due colori di Roma nostra, oggi signora del football. La stagione dove Cervone era in Coppa Italia, finale di Coppa Italia, Cervone per il rigore a Papen. La stagione era 92-93 ed era la maglietta che c'ho praticamente io, la versione più aggiornata, era quella lì, uguale. Quindi quella forse era, però non c'era la Coppa Italia, non c'era la coccarda, fatemi vedere se c'è la coccarda della Coppa Italia, se fanno vedere, no, perché poi credo che,
No, non c'è Coccarda Coppiera, quindi è quella l'anno dopo, quello è un reperto storico, quella maglietta che avete visto ieri, eh. Va bene ragazzuoli, vi diamo appuntamento a domani, fate bravi, se vi siete persi i pronostici di romaggiorosa.it si ritrovano facilmente nel sito, tra poco li pubblicheremo sui nostri canali social, su Marco Violi Official, Instagram, su come si chiama la Twitch, come si chiama TikTok, i pronostici della Champions di oggi, quindi insomma, va bene, un applauso a tutti, un applauso alla Lupa, complimenti Lupa, ci sentiamo domani, forza Roma, e domani carichiamo l'ambiente con tutti sti gol, a Roma faccia Romano, ciao. Nazionale capitano, Fini, Pasanelli e Costantino, con Lombardi e Curatino, Orca e Mago per segnare. Campo d'estaccio, c'hai tanta gloria, nessuna squadra ci passerà. Ogni partita è una vittoria, ogni romano è buon tifoso e sa strillare. Petti d'acciaio, astuzia e core, corpi da testa, la fa incantare. Passaggi al volo, con precisione, volar pallone che la rete va a trovare. Quando che incomincia la partita, ogni tifosetta si è partita. Strilla forza Roma, tutto spiano, con la bandieretta in mano, perché c'è il cuore romano.